La 250F la chiamavano la monoposto intramontabile. Venne pronta alla fine del mese di dicembre del 1953 e esordì con una vittoria al Gran Premio d'Argentina del 1954. Noi abbiamo deliberato il motore il giorno di Natale alle 11. Pomeriggio di Natale ha montato il motore sul telaio, Santo Stefano all'autodromo ha provato e Bertocchi non si fermava mai. Quando si è fermato si è tirato giù gli occhiali, si è levato il casco e non parlava. E il commendatore: ma loro, Guerrino, abbiamo una macchina favolosa. L'elenco dei piloti che hanno guidato la 250F è lunghissimo. Lo stesso Stirling Moss nel 1954 comprò una 250F che utilizzò privatamente. Nel 1957 Fangio vinse il Gran Premio di Germania, che fu corso sul circuito del Nürburgring, è stata definita come la gara del secolo. È stato un capolavoro perché aveva già 46-47 anni allora, perciò non era più un ragazzino. Diceva: sentivo la macchina come un vestito, come avessi un vestito mio addosso.